Io faccio un po' fatica a parlare perché sono abituata a scrivere davanti a un pubblico, mi emoziono. Però cerco di raccontarvi in breve quello che è successo, magari dicendovi anche quello che non sono riuscita a scrivere sul blog, perché mi sono ritrovata a dover scrivere in una situazione di difficoltà. Io quando ho iniziato il blog stavo già male perché già non mangiavo, non avendo grasso da bruciare, ho iniziato a bruciare i miei muscoli, quindi insomma ero in una situazione molto difficile, è stata veramente dura. È stata dura, 4 giorni, per me è stata dura, non so come possa fare pannella. Comunque, voglio mangiare di nascosto, sì. Che cosa è successo? Io sono una collaboratrice del Corriere, quando ho iniziato lo sciopero ero già da 7 anni, adesso giugno sono 8 anni che scrivo per il Corriere. Ero in panchina nella redazione Economia, pronta ad entrare nel momento in cui si sarebbe aperta una porta, si sarebbe liberato un posto. Infatti sono andata in redazione un giorno sapendo che c'erano dei movimenti per chiedere se c'era la possibilità di avere un contratto migliore. Mi è stato detto: no, 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 non prendiamo nessuno, siamo in stato di crisi, non possiamo. Ok, perfetto, va benissimo. La settimana dopo vedo una persona che inizia ad imparare ad usare il sistema operativo, il sistema editoriale. Ovviamente ci sono rimasta male, come non prendiamo nessuno solo per me? Ho chiesto spiegazioni, nessuno me le ha date e allora ho parlato con i colleghi, eccetera. Mi hanno detto: tu non sarai mai assunta. Bene, che faccio? Accetto di essere pagata a pezzo a vita dopo 8 anni e vedo insomma che comunque qualcuno riesce a entrare. No, io questa situazione non l'ho voluta accettare, ho detto no. Non voglio essere pagata a vita perché comunque devo mantenermi, perché mia madre non potrà aiutarmi in eterno. Quando lei non ci sarà, che faccio? Vado a chiedere l'elemosina? E ho deciso di iniziare questa protesta, una protesta forte, perché volevo denunciare un'ingiustizia. Avrei potuto fare causa al giornale, provare questa strada qui per salvarmi, ma non era questo il mio obiettivo era denunciare un'ingiustizia. E ho avvisato tutti. Tutti i miei capi sono stati avvisati venerdì sera, io ho iniziato lo sciopero sabato mattina, per email, direttore, vice direttori, a scendere i capi desk. Mi hanno chiamata sabato e venerdì sera, prima che iniziassi la protesta, e mi hanno detto, non voglio dire chi, se inizi questa protesta tu con noi non lavorerai mai più. Perfetto, lo faccio lo stesso. E ho rischiato sulla mia pelle, ho preso dei rischi grossissimi. Potevo non far più la giornalista, però ho detto no, la denuncia non voglio fare. E speravo che la mia protesta potesse essere l'inizio di un qualcosa di più grande, la fiamma per alimentare un fuoco. In realtà poi non è andata così, perché se noi stessi non riusciamo a protestare, nessuno ci darà niente. L'unico modo, secondo me, io ho protestato e continuo a lavorare per il Corriere, sono ancora lì. Mi è andata bene. Probabilmente sono una collaboratrice più fortunata di altri perché non guadagno 5 euro a pezzo, ma ne guadagno di più. Però l'unico modo, secondo me, per ottenere qualcosa è quello di protestare. Loro mi terranno sempre come collaboratrice, quindi io avrò contratti annuali, niente tredicesima, niente quattordicesima e niente ferie pagate. Ok, ci sto, perché io sono bassa manovalanza. Faccio quello che mi chiedono, faccio i pezzi scomodi, quelli che non vuole fare nessuno, io li faccio. Ma va benissimo, il problema non è quello che faccio io, quali sono i pezzi che scrivo, non è questo il problema. Il problema è che io sono una collaboratrice e la mia figura professionale non è inquadrata da nessuna parte. Ogni editore per ogni collaboratore fa un contratto diverso, quello che gli conviene di più. Quello che vorrei sapere dal sindacato se ha intenzione di inquadrare la figura professionale del collaboratore all'interno del contratto di categoria. Perché noi siamo una categoria. Nel contratto c'è la voce dell'inviato, la voce del direttore, la voce dell'articolo 1, l'articolo 36, perché il collaboratore non c'è? I precari in tutte le altre categorie, lasciamo perdere la scuola perché lì c'è insomma un pasticcio. In tutte le altre categorie, il precario è quello che ha un contrattino a tempo per un paio d'anni, poi si scopre che sono più di due, vabbè, lasciamo perdere, però poi viene assunto
assunta a tempo indeterminato, quindi il precario deve fare un percorso, prima un contratto che non è tanto buono e poi per raggiungere il contratto a tempo indeterminato. Nel giornalismo non è così, perché dei collaboratori che arrivano all'articolo 1 sono pochissimi, tutti gli altri rimangono collaboratori, è impossibile assumerli tutti ad articolo 1, quindi rimarranno per sempre inquadrati in questa voce, che però non è tutelata da nessuno.